Bentornati sul mio canale YouTube. In questo nuovo video intitolato Creazionismo versus Evoluzionismo sfaterò il mito dell'evoluzionismo che non esiste. Ecco alcune delle cose che ci distinguono dagli altri esseri viventi. Prima fra tutte, abbiamo un'intelligenza ampiamente superiore agli altri esseri viventi. Possediamo qualità non solo di coscienza ma di autoconsapevolezza che ci portano a riflettere sull'identità e importanza di noi. Percepiamo istintivamente di non essere né incidenti atomici né scimmie istruite. Pensiamo al significato e allo scopo, stiamo in grado di guardare oltre le nostre immediate e dirette esperienze, pensiamo alla morte e a ciò che può esserci dopo, usiamo un linguaggio articolato, siamo capaci di ragionare in modo complesso e anche abbiamo abilità matematica, abbiamo una dimensione estetica, abbiamo una dimensione morale, abbiamo una dimensione spirituale. Questi sono solo alcuni aspetti che ci distinguono da qualsiasi altra forma di vita esistente sulla Terra. Tant'è che lo stesso filosofo Ronald Nash dice: anche se per il gesto di discutere presupponessimo la verità di un'ipotesi evolutiva universale, il fatto stesso che questo processo abbia generato creature dotate di intelligenza, creatività, coscienza di sé, di Dio, esige una spiegazione che il naturalismo sembra incapace di fornire. E anche il politico americano del XX secolo William Jennings Bryan dice: non c'è ragione di credere che l'uomo sia disceso da un animale inferiore più di quanto non ce ne sia che un palazzo lo sia disceso da un cottage, perché è assurdo. Poi un'altra delle tante cose che secondo me sfata il mito dell'evoluzionismo è la condivisione del DNA con le scimmie, che è uno dei pilastri principali dell'evoluzionismo. Ma non vuol dire niente, perché noi abbiamo il DNA in comune con tantissimi animali, non solo le scimmie, quindi anche questa non è una prova. Come non è una prova il brodo primordiale. Il brodo primordiale è una teoria assurda, mai provata, con cui secondo gli scienziati è in questo brodo primordiale contenente fra le varie sostanze azoto, anidride carbonica, ossigeno e ammoniaca si sarebbe formata la prima forma di vita unicellulare, un protozoo, da cui tutti gli esseri viventi deriverebbero. Cosa assolutamente assurda. Non può un organismo pluricellulare derivare da un organismo unicellulare. È assurdo. Quindi, cari amici e amiche del mondo virtuale, in questo video ho sfatato il mito dell'evoluzionismo. Nei prossimi video, man mano che proseguirò la lettura di questo fantastico libro che vi consiglio, di John Blanchard, e approfondirò maggiormente questo tema. Spero di essere stato abbastanza esaustivo e chiaro e che il mio video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, vi ricordo di condividerlo, mettere un like e iscrivervi al canale. Grazie per l'attenzione, vi stimo e vi incoraggio, il vostro Miron Bogdan Junuz, al prossimo video, ciao!